Ci sono due motivi per cui oggi sono davvero contento di girare questo video insieme a voi, di degustare questo vino, perché primo si parla di Syrah, un'uva a cui sono davvero particolarmente legato, secondo perché si va a toccare un concetto che per noi consumatori dovrebbe essere davvero ormai primario nella scelta di una bottiglia, che è quello della bevibilità, quello della facilità di bere. E per farlo andiamo nel Rodano, facciamo questo piccolo viaggetto, ma non nel Rodano del Sud, bensì nel Nord, là dove c'è Tanne Hermitage, là dove ci sono fra le colline più belle al mondo per gli appassionati di vino, là dove l'uva Syrah la fa da padrona e là dove le sensazioni speziate arriveranno nel bicchiere e lo vedremo fra pochissimo. Per fare tutto questo parliamo di due grandissimi produttori, amici miei, parliamo di due veri miti, perché parliamo di René Jandard e François Ribaud, che sono due pazzerelli che nel 1984 hanno deciso di mettersi assieme, comprare un ettaro di terreno e fare la loro prima vendemmia assieme. Sono diventati in pochi anni fra i più grandi coltivatori di Syrah in metodo naturale, quindi sono i portatori di una filosofia di vinificazione naturale che è stata sostanzialmente presa ad esempio da tutti gli altri produttori nel Rodano che volevano seguirne un pochino le orme. Dard e Ribaud hanno circa 8 ettari adesso di proprietà, sono in coltivazione biodinamica piena, fermentazioni spontanee, normalmente diraspano il 90% dell'uva, quel 10% che tengono lo tengono proprio per riuscire ad agevolare le fermentazioni spontanee, naturalmente senza lieviti selezionati, solamente lieviti naturali, fermentazioni in piccoli botti normalmente usate e così via. E adesso andiamo nel bicchiere, perché abbiamo già parlato troppo, andiamo a vedere che vini fanno questi matti. Questa è la zona, come sapete, dei grandi Hermitage, dei grandi Cornat, ma anche dei grandi Saint Joseph, e qua degustiamo il loro Saint Joseph 2016 Dard et Ribaud. Andiamo a vedere com'è il colore. E il colore è quello di un Syrah giovane, esprime subito una grande gioventù, esprime subito una grande vivacità, una grande vitalità come sono loro. Un colore rubino molto intenso, tuttavia con una bellissima luminosità, e un colore che ha anche qualche sfaccettatura leggermente violacea. Vediamo adesso il naso, amici miei, e qua arriva la parte bella. È un naso che punta molto sulla frutta, una frutta però molto fresca, in punta di piedi, mai matura, mai banale. Ci sono dei piccoli frutti rossi come mirtilli, anche una sensazione di fragola. E poi al naso si mischia tutto molto bene con questa parte speziata dove il pepe c'è ed è molto molto deciso. Mai però tanto da coprire le altre sensazioni, fra cui anche alcune sensazioni floreali. Andiamo in bocca, amici miei, e vediamo com'è. È una bomba, è semplicemente una bomba, perché ha quelle caratteristiche che sono tipiche dei grandissimi vini. È un Syrah a tutti gli effetti, te lo fa capire subito quando entra molto deciso in bocca, con questa sensazione di pepe molto avvolgente, ma poi il vino è davvero rotondo. C'è una leggera sensazione tannica, ma mai di ruvidità, una sensazione anzi di buona rotondità, e poi una parte mentolata, una parte balsamica, che bello. È un vino che è assolutamente freschissimo, questa è la caratteristica di Dard et Ribaud, e di questo volevo parlarvi, amici miei, perché questo tipo di vino esprime benissimo il concetto della facilità di beva. Questo è un vino facilissimo da bere, un vino che corre sul palato veramente veloce. Questi produttori Dard et Ribaud sono ormai famosissimi, come detto, in tutto il mondo, ma sono famosissimi perché sono riusciti a fare vini importanti, dalla grande struttura, dalla storia davvero importante, e rendere il tutto incredibilmente bevibile. Questo è un bicchiere che vi prendete la sera in un wine bar, è un bicchiere che vi prendete la sera sul divano, facile, che sia accompagnato al cibo oppure no, va benissimo.